Prima di iniziare col video vi invito a cliccare quella campanellina bianca, così quando esce un mio video avete la notifica. Perché i miei video sono belli. E ovviamente mettete like. Dai su, non vi costa nulla, dai su. Let me spell it for you. Beh ragazzi, il mio Marraffe, oggi siamo qui ritornati su Clash Royale. Guardate cosa abbiamo qui, l'offerta speciale. E però non ho i soldi. Non è niente di che, l'avevo già spacchettato nel mio secondo profilo e ti dà solamente epiche che sinceramente a me non frega un cavolo perché io ne ho già troppe di epiche. E guardate questo deck! Sembra più pesante di tutta la mia famiglia messa insieme, ma in verità costa solo 3,5 ed è fortissimo, lo sto usando un casino. Ed è una bomba sto deck. Vabbè, quindi ne ho perse tre di fila, ma perché lo script è solo per quello. Però guardate qui quante ne ho vinte. Cioè, questo deck è fortissimo. Ne ho vinte 5 di fila, non me lo ricordo. E questa partita è bellissima perché non so io come abbia fatto a vincerla. Però state a vedere, fa troppo ridere questa partita. Allora, qui cominciamo già male perché mi aveva già fatto una torre fuori. E io col mio bellissimo minatore lì stavo per fare anche la sua fuori. Non è vero mai nella vita. Ce la siamo cavata con il principe. Qui, in questo momento, erano cazzi perché non sapevo come difendermi. Per fortuna me la son cavata. Anche qui erano cazzi. Infatti me l'ha fatta fuori stavolta. Però anch'io lì stavo per fare fuori la sua. Cioè, in questa partita sembra che tiri le truppe a caso. Qui tira un razzo che ha failato totalmente. Infatti gli ho fatto un bel po' di danni. Qui mi sentivo fottuto. Cioè, ero praticamente fottuto. Quella mongolfiera è morta non so come. Ed è qui che c'è il miracolo. Lui mi lascia il razzo. In un secondo gli ho fatto 800 di danno. Cioè, non so se avete capito la scena. Lui non sapendo come difendersi perché non se l'aspettava. Cioè, proprio alla Zeb. Li faccio fuori anche là. Terza, Madonna, questo attacco è bellissimo. Ma comunque basta vantarci e andiamo a spacchettare questi bauli che ovviamente ho tenuto solo per voi. Altro giorno, altro spacchettamento in cui non troveremo nulla. Ma questi sono dettagli. Baule omaggio, che fai schifo. Mi davi sempre un'epica. Perché ora non me la dai più? Sgherro, mega sgherro. Cioè, l'ho sbloccato? Che figo. Sì, lo so che fa schifo all'uno, però è figa come carta, sembra un pecca della morte. My mother. Per favore, almeno te, baule d'oro, dammi qualcosa. Tra l'altro è da un casino che non troviamo una leggendaria. Speriamo di trovarla qui. Oh, epica. Ok, gli ultimi due bauli. Allora, speriamo di trovare qualcosa, almeno in questo, per favore. Qui ho trovato una leggendaria, ve lo ricordo. Cioè, raga, mi vanto sempre delle mie leggendarie, non è possibile. Stai zitto, Raffo. Oh, 10. Cioè, sono un pochino come i goblin, si trovano così a cazzo di cane. Domatore. Quindi la prossima è un'epica? Scherzavo! Mortaio? Cioè, potevi darmi tutte le carte e mi hai dato il mortaio. Che ne ho più di tutti. Va bene, grazie. Gemmiamoci questo perché tanto noi abbiamo i big money. Non è vero. Un cavolo, ho sprecato 47 gemme per un cavolo. Grazie, bauli, che mi rendete la giornata sempre più felice. Già. Ok, dai, visto che ci manca un po' di tempo, direi di attaccare. Startato un torneo da 10 gemme perché volevo provarlo. Non è vero, l'ho fatto perché non ho gemme e sono tirchio. Trovarsi il minatore e i goblin è la cosa più bella del mondo. Per un attimo ho sperato che non mi attaccasse. Principe, vai così. Magari ditemi se vi piace questo deck, a me piace un casino. E siamo fottuti? Può darsi? Se mi lancia una palla di fuoco sono fottuto praticamente. Ti prego, non mi lanciare nulla. Andà, no. Però posso elettrizzarli? Oddio! Vai, principe nero, spacca tutto! Spacca tutto! No, infame, infame. No!
Ho sbagliato! No, ho sbagliato! Però ce la possiamo cavare. No, non so perché ho tirato il filatore. Perché sono così idiota? Scusate, scusate, non lo faccio mai più. E mi ha dato il colpo. E quel colpo me l'ho tolto. Ah, che palle però. Oh, porca miseria. E questo con... cosa lo dovrei fare fuori? Con il principe? Mio Dio, quanti danni che ci sta facendo, stronzo maledetto. Ho questa infame, ecco. Siamo fottuti. Siamo fottuti. Ok, quella torre l'abbiamo persa, ma stiamo... stiamo calmi, non è per... abbiamo talmente tante truppe che non lo so. Possiamo distruggere la Supercell. Non è vero, perché ci manca il tempo. Grandissimo Raffo, che ogni volta che registra deve failare. Mannaccia te! Cosa ridi? Non ridere, che ti stavo per fare il culo. Guarda quante truppe che avevo là. Se ti venivano sotto torre, ti spaccavano tutto, anche la casa e la famiglia. Ok, dopo questo piccolo sfogo, direi di disinstallare Clash Royale e non aprirlo mai più. Bene, siamo solo a 70 monete e 3 carte. 3 fottute carte. Che bello. Comunque ragazzi, per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo giorno con un prossimo video. Bye ragazzi. Sì, lo pensavo anch'io. Oh, questo è grave.